Bentornati ragazzi, sono Satav52. Oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo fatto due partite amichevoli contro l'Inazuma Kids e contro l'Umbrella. L'ultima volta che siamo andati avanti nell'avventura siamo arrivati ad Okinawa. Ci siamo allenati e abbiamo conosciuto Harley Kane. Dovevamo andare alla Mary Times Memorial per conoscere e sapere qualcosa in più su Axel e se si trova veramente qui ad Okinawa. Ma ci siamo fermati e quindi ora dobbiamo continuare la nostra avventura. Questa sarebbe la Mary Times Memorial? È in mezzo al mare! Sono così fortunati a poter giocare a calcio in un posto del genere. Basta poco per cadere in acqua. Sì, e sono sicuro che lì sotto è pieno di squali. Squali? Non dirlo neanche per scherzo! Ragazzi! Eccomi qua! Oh, ciao Harley! Allora Mark, ora che sei qui, vuoi fare una partita con noi? Noi? Sì, fratello! Sono entrato nel club di calcio! Cosa? Sei entrato nel club? Ma almeno sei capace a giocare! Sì, certo che sì! Io posso cavalcare qualsiasi onda! Mi sono divertito molto a giocare contro di voi, Mark. E poi è stato un pareggio, non è bello lasciare le cose così. Ehi, un momento, voi siete la Raymond Eleven? Davvero? Benvenuti ad Okinawa, Raymond Eleven! Benvenuti! Yay! Yay? Che ne pensi, Mark? Bella squadra, eh? E lei deve essere l'allenatrice. Era da molto che volevo incontrarla. Le sue tattiche al Football Frontier sono state veramente magnifiche. Eh? Beh, grazie mille. Sarò felice di riferirlo all'allenatore Hillman. Allenatore Hillman? Sa, è molto più bella dal vivo che non in televisione. Quasi non l'avevo riconosciuta. Non penso che l'allenatrice sia mai stata in televisione. Ma hai idea di cosa sta dicendo? Qualcuno di voi ha sentito parlare di un giocatore che si allena da queste parti con un pallone infuocato? Sembra che sia stato visto su quest'isola un bel po' di volte. Con un pallone infuocato? Dora, per caso ne sai qualcosa? No, non so proprio nulla. Ehi, un attimo, se volete informazioni su questo giocatore dovrete darci qualcosa in cambio. Vediamo un po', un appuntamento con la vostra bella allenatrice potrebbe... Una partita! Facciamo una partita! Se ci batterete vi diremo quello che sappiamo su di lui. Una partita? Quando ho raccontato di voi alla squadra hanno detto che sicuramente la siete la Raymond Eleven che ha vinto un certo torneo. Non vedo l'ora di giocare una partita contro di voi. Sì, facciamo una partita, anche se non sembra siamo la migliore squadra di Okinawa. Avremmo dovuto partecipare a Football Frontier, sapete? Davvero? E perché non l'avete fatto? Spero non a causa di Ray Dark. No, il nostro allenatore aveva fatto baldoria il mattino delle finali regionali e si era dimenticato della partita. Eh? Quando se ne è reso conto la partita era già finita. Già, che figuraccia. Stai scherzando, spero. E la tua squadra è piena di buffoni del genere? Beh, insomma, siamo tutti gente rilassata. In effetti siamo la squadra più tranquilla e spensierata di Okinawa. Mi sta venendo la nausea. Ed ecco che arriva il più spensierato di tutti, noi. Il nostro capitano, Cadence Suntown, il giocatore meno stressato della squadra. Raymond Eleven, mi suona familiare, molto piacere, non vedo l'ora di giocare. Questo è troppo, torno sull'autobus. Pensi di giocare contro di loro, Mark? Credo che dovremmo farlo se vogliamo scoprire qualcosa su Axel. Ma certo che giocheremo, c'è sempre tempo per una partita a calcio. Io non ho nulla da obiettare. Ottimo, dammi un 5. Ora sì che ci capiamo, fammi sapere quando siete pronti. Prima di parlare con Harley,
a nome di tutti voi mi scuso per il cringe del doppiaggio di Sandtown. Purtroppo sarà così per tutto il tempo che rimarremo qui e per tutte le volte che parlerà. Comunque, ci dobbiamo fermare un attimo a prendere Seggy in squadra. E chi è? E che ne so io? Sta qua, se gli parlate, decide poi di unirsi alla Raymond e fa parte della squadra. Io l'ho sempre preso ma non l'ho mai utilizzato, però sta qua e perché non prenderlo? Cioè, entra in squadra così, a caso. Ok, è un attaccante, non che ci serve, anche perché ne abbiamo forse troppi. Comunque va bene, ci dobbiamo fermare solo per fare questo. Ho già tutti i punti a disposizione per affrontare questa partita, quindi direi di iniziare. Fa così caldo, mi coprirò di rughe a stare sotto il sole. Non è il momento, Suzette. Dobbiamo vincere se vogliamo sapere qualcosa su Axel. Oh, va bene, ma potresti spalmarmi un po' di crema solare sulla schiena, tesoro? Concentriamoci sulla partita. Sei sicuro di non volerli neanche salutare? Ehi, aspetta! Dora, cosa stai facendo? La partita sta per cominciare. Arrivo! Sei qui per guardare la partita? Ehi ragazzo, sai cos'è il Football Frontier, vero? Quella squadra è la Raymond Eleven, i campioni in carica. Bada, hanno perso molti giocatori da allora. Molti si sono stati feriti affrontando gli alieni e hanno dovuto lasciare la squadra. Siete sicuri di voler giocare? Pensate di esservi ripresi dalla partita contro la Genesis? Stiamo benone, Silvia, e comunque vale la pena di sopportare un po' di dolore pur di riportare Axel in squadra. Fammi vedere un po' quel livido, Mark. Ai! Scott! Mark, devi smetterla di sforzarti così tanto, questo atteggiamento da mascia non ti si addice proprio. Non ti preoccupare, Nelly, sto bene. Quelli della Raymond Eleven sono venuti ad Okinawa per cercare un loro compagno. Tutti sentono molto la sua mancanza. Vorrebbero tanto che tornasse nella squadra. È per questo che si stanno dando così da fare, sai? Oh, guarda, la partita sta per cominciare. Ti fermerai a guardare la Raymond Eleven in azione, non è vero? Ascoltatemi tutti. Trovate il ritmo e lasciatevi andare, capito? Forza Maritimes! Sì! Di certo il loro allenatore sembra fare la sua parte. Va bene gente, diamogli un assaggio del ritmo della Raymond. Accidenti, continuo a perdere la palla prima di avvicinarmi alla porta. È il tuo tallone d'Achille, Harley. Hai un ottimo tiro, ma ti mancano ancora i rudimenti del calcio. Dribblare è così noioso però. Ma poi, perché dovrei avvicinarmi alla porta? Posso segnare anche da qui. Fate largo! Ha appena segnato dalla sua metà campo? Harley, è stato un tiro incredibile! Puoi dirlo forte, fratello! Io posso cavalcare qualsiasi onda. Bam, bam, bam. Quella tecnica ha un'energia formidabile, la chiameremo onda inarrestabile. Sapete, non è stato così difficile, mi sa che sono un genio. Wow, non ho mai visto niente del genere. Ha tirato come un cannoniere, ma gioca in difesa. Non preoccupatevi ragazzi, il prossimo gol sarà nostro. Ce la posso fare, Mark, passami la palla. Ottimo, fagliela vedere, Sean. Ora ci penso io, Sean. No! Ah. Lascia tirare Aiden. Dovresti lasciar fare ad Aiden. Sean? Oh no! Sta avendo un altro attacco! Ehi, cosa ha quel tipo? Perché non si muove?
Allenatrice, chieda un cambio, tolga Sean dal campo. No, gli altri giocatori non si sono ancora ripresi dalla partita contro la Genesis. Se solo Axel fosse qui. Ehi, dov'è questo Axel? Pensavo che fosse quello che vi tirava fuori dalle situazioni impossibili. Siete sicuri che vi consideri ancora i suoi compagni? Ne sei sicuro? Vuoi il bene di tua sorella, non è vero? Siete abbastanza chiassosi, tutti questi schiamazzi. Sean, no, un momento, è Eden. Non avete bisogno di Axel, Sean Frost sarà il vostro attaccante. Quell'attaccante ha un ritmo un po' incerto. Corpo e mente non lavorano in concerto. Cadence, fratello, devi sempre venirtene fuori con questi discorsi deprimenti? Prendete questo, tormenta glaciale! Ecco, siamo pari. Fratello, dammi un 5! Perbacco, sono così rilassati che non gli importa nemmeno di aver subito un gol. Segnato, bel tiro, la tormenta glaciale. Quella è una tecnica che ti sconvolge. Eh? Pensavo fosse una mezza calzetta qualsiasi. Sembra che sappia il fatto suo. Non importa, recupererò il vantaggio in un batter d'occhio. Ecco, un'altra onda, inarrestabile! Non avrò un tiro come quello di Harley, ma capisco qualcosina di difesa. Forza, Mark, proteggiamo la porta assieme. Jack! Cosa? Cos'era quello? Ce l'abbiamo fatta! È stato grandioso, Jack! Quando hai imparato quella tecnica? Sembra che tutti quegli allenamenti all'alba siano serviti a qualcosa. Bravo, Jack! Stai migliorando molto! Così si fa a fermare un tiro, questi mi lasciano senza respiro. Yeah, hey! Ora sì, sono bello carico! È una partita molto intensa, eh? Sì, ma sembra che tutti si stiano divertendo. È molto diversa dalle partite contro l'Alius. Beh, che te ne pare? Questi ragazzi continuano ad alzarsi, non importa quante ne prendano, non smettono di credere nella vittoria. La loro forza di spirito gli permette di cavarsela in ogni situazione, notevole, no? Non rimani a vedere la fine? Mark. La partita contro la Maritimes fu molto intensa e entrambi gli schieramenti diedero il massimo. Il punteggio era ancora uno pari all'inizio del secondo tempo. E finalmente possiamo giocare questa partita. Solamente il secondo tempo, ma ci accontentiamo, non è un problema. Tanto abbiamo giocato un sacco di partite dimezzate, come i 10 minuti contro l'Epsilon, per poi riaffrontarla e batterla. Comunque, questa partita è molto importante per la storia. Non solo perché conosciamo meglio Harley e a quanto pare è diventato un calciatore. Si è unito non solo alla squadra, ma è anche fortissimo, un difensore che però può tirare da centrocampo. E tra l'altro mi ha fatto un sacco di ridere, forse l'ho tagliato, però il fatto che ho riso, vabbè, poi vedrò, forse sì, però sicuramente quando Victoria dice che non ha mai visto niente del genere al tiro di Harley, non è vero, perché Victoria conosce il calcio arcobaleno che può essere tirato da centrocampo e poi tra l'altro fa sempre il trio insieme a Stonewall per tirare il calcio triplo da centrocampo sempre, quindi ha sempre non solo visto ma addirittura fatto qualcosa del genere, però lasciamo stare perché normalmente ovviamente nell'anime non tira mai da centrocampo nessuno, forse solamente la partita contro l'Alpine quando si arriva a conoscere Sean
e lui tira da centrocampo, se ricordo bene, però può darsi che mi sbaglio. E comunque sì, nel gioco non ha senso, ma nell'anime a quanto pare sì, è normale, perché veramente non tirano. Cosa ho appena visto? Che cosa ho appena visto? Il portiere ha parato il tiro dimensionale come se fosse un tiro qualsiasi. Ok, strano, non ho idea quanto è forte sto portiere, anzi quanto è forte questa squadra rispetto ai nostri livelli, perché se Talisman non ha fatto, c'è un problema, c'è un grossissimo problema. Non perché non possiamo segnare, che abbiamo Sean Frost che segna, però questo è un problema, perché se questa squadra è così tanto forte da parare i nostri tiri speciali senza una parata speciale, vuol dire che più avanti, quando dovremo andare ad affrontare di nuovo l'Epsilon, perché io vi ricordo sempre che Dualin ci ha minacciato di venirci a sfidare con un attaccante formidabile e non è ancora successo, oppure quando dovremo riaffrontare la Gaia, cioè la squadra al quale è stato attribuito il nome di Genesis, la squadra più forte della Lios Academy, che ci ha distrutto un paio di episodi fa, e questo ok. Quindi se quelle partite lì le affronteremo sotto quei livelli e succederà la stessa cosa che è successa qui in una partita molto secondaria, tantissimo secondaria, è un problema. Comunque piano piano torneremo a salire di livello, quindi sicuramente arriveremo a superare i livelli magari dei nostri avversari, però questa cosa mi fa riflettere. Potrei riprovare a tirare con Talisman per vedere se è stato un caso, se magari ho messo qualcosa male, il tiro male, anche se non penso proprio. Ma sapete che forse potrebbe essere per via dei simbolini? Perché vedo che il portiere ha il simbolo del fuoco. E è ok che in realtà, non so, tra vento e fuoco, chi è che dovrebbe vincere normalmente? Perché vento tecnicamente spegne fuoco, quindi forse dovrebbe vincere Sean, motivo per il quale riusciamo a segnare. Talisman invece ha quei due alberini, quindi forse è per questo motivo che ha parato. Visto che ha gli alberi, il portiere è molto più forte rispetto a Talisman e riesce a parare i tiri di Talisman senza dover utilizzare le tecniche speciali. Ok, è una cosa sicuramente da tenere conto, da ricordare, perché ok, in realtà non so come funzionano questi simboli. Sicuramente so che qualcuno fa super efficace, tra virgolette, usiamo il termine di Pokémon, su qualcuno, ma comunque non so preciso come fa, perché sinceramente tra vento e fuoco è vero che il vento spegne il fuoco, però il fuoco viene alimentato dal vento se ce n'è troppo, quindi potrebbero essere la stessa cosa, cioè potrebbero anche equivalersi e non essere super efficace nessuno dei due sull'altro. Quindi ok, è il motivo per il quale magari riusciamo a segnare con Sean. Invece con Stonewall abbiamo segnato da centrocampo, tra l'altro, perché Stonewall è fuoco, quindi magari pareggia contro questo portiere e riesce a segnare proprio per questo motivo. Ragazzi, abbiamo vinto! Dammi un 5! Oh oh, lo stile della Maritimes ci ha già contagiato, Nelly ne andrà pazza! Bella partita, un bel gioco fluido da parte di entrambe le squadre! Gioco di squadra, fratello, che emozioni! Il surf non dà la stessa sensazione! Allora, ci potete dire qualcosa di più su questo calciatore adesso? Ehi, mi ero quasi dimenticato, forza ragazzi, votate il sacco! Non dirmi che non ne hanno mai sentito parlare. Sembrerebbe proprio di no. Sai, a volte vai a fare surf e semplicemente mancano le onde. Questa è una frode, vi denunceremo. Ben, boom, ben, ben. Ehi, frena, sta a sentire, fratello. Un amico quasi annegava in quel moninello. Ben, boom, ben. Ha un bomber rinfuocato, lui deve il salvataggio. Non sarà forse il vostro personaggio? Deve essere lui, dobbiamo parlare con questo vostro compagno di squadra, dove si trova? Ben, boom, ben, pazienza, non è la storia tutta intera, lascia che finisca la mia tiritera. Ben, boom, ben, si chiama Gaston Cooley, è in ospedale ma esce domani, ormai ufficiale. Oh, quindi immagino che dovremmo aspettare fino a domani. Bene bene, sembra che lei abbia una serata libera, Lina, sarei lieto di poterle mostrare la città. Magari potremmo iniziare con una bella cenetta al lume di candela. Ma dove se ne va? Non si preoccupi, è fatta così. Non è che ce l'abbia con lei o altro. Oh, ok, che sollievo.
Un momento, questo significa che stasera possiamo... Esatto, allenarci sulla spiaggia. Temevo che l'avresti detto. Qualcosa non va, Mark? No, solo era come se Axel ci stesse guardando durante la partita. Axel? Sì, mi sembrava di sentire in qualche modo la sua presenza. Sicuramente era lì, vi stava guardando. Ma perché non vi avrebbe neanche salutati? Non lo so, ma sono sicura che lui è qui vicino, lo sento. Non si sa mai, magari viene a guardarvi mentre vi allenate in spiaggia. Potresti avere ragione. Diamoci da fare allora, allenamento in spiaggia, arriviamo! Sì! Nel frattempo... Ti sei divertito, Xen? Che vuoi dire? Hai giocato contro la Raymond, no? Con il nome di Genesis? Perché te ne sei andato a metà partita? Avresti potuto annientarli facilmente. Non credere. Nostro padre non ha gradito il fatto che tu non sei riuscito a sconfiggere la Raymond, sai? È bene che la tua squadra non si abitui troppo al titolo di Genesis. Lo considererò un avvertimento. Quel titolo sarà presto mio e della mia squadra, la Prominence. Non parlare troppo presto, ti garantisco che la Diamond Dust non si farà da parte per te. Avete finito? Se è così. Non lo permetterò. Non accetterò che Xen e la sua squadra siano la Genesis. Noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di far vedere quanto valiamo contro la Raymond. Hai ragione, Xen deve rendersi conto che non è il pesce più grosso là fuori. E dobbiamo dimostrare a nostro padre chi è veramente degno di portare il nome di Genesis. Per una volta siamo d'accordo. Però saremo io e la mia Prominence ad essere scelti, non provare a metterti in mezzo. Questo vale anche per te. Neanch'io intendo arrendermi. Abbiamo informazioni importantissime da discutere, ma nel frattempo ci giriamo la Mary Times per prendere due scatole, in realtà, né che ce ne sono chissà quante, sì, ok. Comunque, abbiamo scoperto, credo che il gioco in realtà non lo volesse, però c'erano scritti i nomi mentre parlavano degli altri due, quindi oltre a Xen, gli altri sono Torch e Gazelle. Perfetto. Ora abbiamo scoperto come si chiamano, quindi lo posso dire, c'era scritto il nome, non è stato detto, ma c'era scritto. Ma adesso sappiamo per certezza che anche loro due hanno una squadra a sé. E quindi sì, quello che stavamo provando ad ipotizzare negli scorsi episodi è vero. Dobbiamo ancora non solo affrontare l'Epsilon con l'attaccante formidabile, ma anche la Genesis, che poi verrà attribuita magari ad un'altra delle squadre, per ora è la Gaia di Xen. E poi ci sono anche la Prominence e la Diamond Dust. Tra l'altro, tra questi nomi, il più bello è Diamond Dust, a mio parere. Però sì, Prominence e Gaia non mi dicono proprio niente. Invece Diamond Dust mi sembra proprio di una squadra fortissima che... è impossibile da battere. Non è un teaser per la squadra Genesis prossima, non me lo ricordo sinceramente a quale verrà attribuita. Semplicemente Diamond Dust è più bello degli altri. Comunque, per questo episodio è tutto, quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram, potete seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.